Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. In apertura vediamo subito i titoli del nostro telegiornale. L'epidemia dilaga, il numero dei contagi è in forte aumento, le province di Pesaro Urbino e Fermo entrano in zona rossa da mercoledì fino a domenica, vietati tutti gli spostamenti e scuole chiuse di ogni ordine e grado. Spacciatore nigeriano fermato dalla polizia a bordo di un autobus tenta di ingoiare 12 palline di eroina. La città di Fano fotografata attraverso i riflessi delle vetrine, gli scatti pubblicati in un libro. A Pesaro è stato inaugurato il gioco inclusivo pagato dall'assessore ai lavori pubblici Enzo Belloni con i risarcimenti delle offese ricevute su Facebook. Tra poco su Fano TV uno speciale per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne dal titolo 8 marzo, donne, arte e territorio in collaborazione con il comune di Colli al Metauro. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti cari telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Avete appena sentito al nostro sommario: da mercoledì le province di Pesaro e Urbino e Fermo diventeranno zona rossa e tutto questo fino a domenica 14 marzo incluso. Dopo una breve parentesi in arancione, la provincia di Pesaro e Urbino si colora di rosso assieme a quella di Fermo. Questa mattina, scritto in una nota su Facebook, il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, abbiamo effettuato la valutazione dei dati settimanali della pandemia nella nostra regione. I numeri, ha continuato il presidente, indicano il forte incremento di casi anche nelle province di Pesaro, Urbino e di Fermo, che mostrano una tendenza di crescita molto elevata, seppure per poco, non raggiungano la soglia di 250 casi ogni 100.000 abitanti. Nella provincia di Ascoli Piceno, invece, ha spiegato Acquaroli, si registra un trend inverso con un lieve calo dei contagi. A partire da mercoledì, Pesaro, Urbino e Fermo si aggiungono a Macerata ed Ancona nella macchia rossa che si estende sempre di più all'interno della regione. Resta salva solamente la provincia di Ascoli, l'unica a rimanere arancione. Anche per Pesaro, Urbino e Fermo, quindi, a partire da mercoledì 10 marzo fino a domenica 14 inclusi, saranno valide le restrizioni stabilite per la zona rossa. Sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di comprovate ragioni lavorative, salute o necessità. Restano chiusi i bar ed i ristoranti, con asporto consentito fino alle 18 per i primi e fino alle 22 per i secondi. Chiudono le scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, e chiusi anche i negozi e attività di vendita al dettaglio, compresi centri estetici, barbieri e parrucchieri. Restano aperti i negozi di prima necessità. A dare l'annuncio sui social a seguito della riunione svolta in giornata, che ha visto partecipi oltre a Regione e Asur Marche anche i sindaci del territorio, sono stati numerosi primi cittadini, tra cui anche Massimo Seri, sindaco di Fano, che scrive in un post su Facebook: raccomando la massima responsabilità nei comportamenti al fine di poter uscire al più presto dall'emergenza. E tra le nuove diagnosi, invece, i positivi riscontrati sono 349, un numero in calo come ogni lunedì, data la minor quantità di tamponi processati. Negli ospedali della regione ci sono 15 ricoveri in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 104, mentre quelli in semi-intensiva sono 183. 12 invece nelle ultime 24 ore le persone decedute, tra le vittime anche due persone residenti in provincia di Pesaro e Urbino. E a commentare i dati e il provvedimento che istituisce la zona rossa nella provincia di Pesaro e Urbino, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Io credo che abbiamo retto fino a questo momento meglio di altri, o per fortuna, ma probabilmente anche per il fatto che abbiamo controllato di più, aver fatto due screening nel mondo scolastico per migliaia di studenti e di operatori sicuramente ci ha aiutato ad individuare le figure, le persone positive inconsapevolmente che avrebbero potuto infettare altri. E con lo screening continueremo nei prossimi giorni con una grande campagna a favore delle società sportive, almeno 2000 tamponi gratuiti per le società sportive, e continueremo appena la scuola potrà ripartire, perché è evidente che la chiusura delle scuole, addirittura in zona rossa dei nidi, degli asili, creerà non pochi problemi alle famiglie, tant'è che abbiamo chiesto alla regione di dare una mano non solo alle attività
economiche più colpite con i ristori, anche regionali, ma anche alle famiglie con congedi parentali o aiuti alle famiglie stesse. Abbiamo resistito molto, eravamo circondati, Perugia, Ancona, poi Rimini, sono rosse ormai da diversi giorni, in alcuni casi da diverse settimane, e adesso tocca a noi, quindi dobbiamo cercare di resistere, di avere pazienza, sapendo che c'è tanto sconforto in giro, però dobbiamo combattere perché il vaccino c'è, adesso va accelerato. E mentre chiediamo di accelerare a livello nazionale la campagna di vaccinazione, abbiamo chiesto alla regione di moltiplicare i punti di vaccinazione nel nostro territorio. Ne servono uno ogni 40.000 abitanti. Un unico luogo per Pesaro e i comuni della Valle del Foglia sta creando problemi organizzativi. Anche oggi al Monaldi c'era un afflusso eccessivo rispetto agli spazi. Noi nel frattempo abbiamo trovato con i nostri assessori un nuovo luogo all'Iper Rossini, 1500 metri quadri. Ringraziamo la struttura che ce l'ha messo a disposizione gratuitamente, quindi prima possibile ci sposteremo o aggiungeremo anche quel posto. Però servono quattro punti tra Pesaro e Valle Foglia. Due punti a Pesaro, una a Valle Foglia, una a Gradara. E questo è l'ambito che è ottimale per fare i tamponi oggi agli ottantenni, alle categorie individuate, e più andremo avanti alle altre fasce d'età. Ancora una volta dobbiamo resistere, ancora una volta dobbiamo tenere botta. È difficile per tutti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle libertà personali, però la guerra contro il virus continua, la lotta contro il virus continua. Dobbiamo sconfiggerlo con il vaccino, e quindi è importante fare il vaccino, e è importante che la campagna di vaccinazione vada avanti il più velocemente possibile. La cronaca, la polizia di Pesaro ha arrestato uno spacciatore nigeriano che una volta scoperto ha tentato di ingoiare 12 palline di eroina. Lo hanno fermato sull'autobus che utilizzava per spostarsi e consegnare eroina. Così un giovane nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Pesaro per spaccio di droga. La squadra mobile della questura stava seguendo da tempo l'uomo con precedenti penali che aiutava un connazionale nella gestione di un negozio di prodotti etnici situato nel centro storico. I poliziotti della sezione antidroga hanno deciso di salire sul bus e poi, senza farlo insospettire, hanno controllato i suoi movimenti. Infatti è ormai noto agli investigatori che spesso gli spacciatori, e in particolare quelli di origine nigeriana, sono soliti nascondere le dosi di eroina nella bocca e per questo vengono avvolte in ulteriori strati di cellofane e carta assorbente allo scopo di sigillarle ermeticamente e di poterle ingerire nel caso venissero intercettati dalle forze dell'ordine senza rischiare che si aprano all'interno dello stomaco, un evento che potrebbe comportare gravi lesioni se non addirittura la morte. Una volta individuato il giovane seduto a metà pullman, uno degli agenti si è avvicinato e si è qualificato. Realizzato di essere stato scoperto, l'uomo si è irrigidito, dando l'impressione che avesse effettivamente qualcosa in bocca e che stesse per inghiottirla. I poliziotti così, anche per tutelare la sua incolumità, lo hanno bloccato e compiuto alcune manovre per indurlo a espellere quanto teneva nel cavo orale, cioè 12 palline contenenti eroina per il peso complessivo di 11 grammi. Le successive perquisizioni hanno consentito di sequestrare altre 27 dosi nascoste nella casa dello straniero all'interno di uno stereo, più 6 palline occultate nel negozio dell'amico. Inoltre, gli agenti hanno trovato tutto il materiale per il confezionamento delle dosi e 350 euro ritenuti provento dello spaccio. Al termine delle operazioni eseguite nel negozio è stato richiesto l'intervento dei vigili urbani che dopo i controlli hanno chiuso l'esercizio per 5 giorni per la violazione delle norme anti-Covid. Infine, viste le irregolarità di tipo sanitario, sono stati chiamati gli operatori dell'ASUR che hanno sequestrato 2 congelatori per verificare le modalità di conservazione e la provenienza dei prodotti alimentari. E ad un anno esatto dal primo lockdown, questa sera vi mostriamo la città di Fano vista dai riflessi delle vetrine dei negozi e lo facciamo attraverso un libro fotografico realizzato da una fanese con le immagini scattate nel centro storico in piena pandemia. Porte chiuse, attività incatenate, una sensazione di privazione, una città imprigionata che piange i propri cari e che si ferma, una città dove prende voce chi di solito voce non ha. Si chiama Effetti e riflessi, il libro firmato da Sabina Ugolini, un'artigiana fotografa e ritrattista specializzata nel bianco e nero su pellicola, titolare di un piccolo atelier in Borgo Cavour.
Mercoledì 8 aprile 2020, in pieno lockdown, incitata dal padre e incoraggiata dal marito, Sabina decide di prendere la sua attrezzatura e di recarsi nel centro storico di Fano. L'atmosfera era sconvolgente. Si sentiva fuori luogo, fuori dal mondo, in una dimensione surreale. Ma da qui inizia il suo viaggio, dopo essersi confrontata con un'amica vigilessa per l'autorizzazione ad uscire di casa. Io sono arrivata qui in via San Paterniano, dove e ho visto la mia ombra proiettata, solo la mia ombra, cioè una roba terrificante. Avanzo, porto lo sguardo, proprio l'unico sguardo che ho portato un po' in alto, e qui c'è un negozio che mi ha proprio parlato. Officina, ho visto con un'ombra, sì, è Officina, si chiama il locale, Officina, e da lì ho detto, mamma mia, questo proprio mi è crollato. Un periodo difficile per tutti, incontri cancellati, rapporti amorosi messi sotto vetro, emozioni spirituali negate, la storia capovolta e le nostre vite appese ad un filo. Una città fantasma, una sensazione di oppressione, di malessere, tanta preoccupazione. Ma Sabina, messa da parte l'attrezzatura professionale, ha impugnato il cellulare e ha iniziato a scattare fotografie. I testi erano eloquaci, date a destinarsi, bar chiusi, uniti, tutta questa cosa, ma poi sola, perché la prima parte non ho incontrato nessuno. E i manichini che hanno, il primo è stato qui che mi ha, si vede la mia, proprio sono grande io, e lei mi dice, dove stai andando? Cosa stai facendo? Passo dopo passo, vetrina dopo vetrina, ne sono uscite 105 immagini in bianco e nero, riflesse nei vetri e poi racchiuse in questo libro. Nei giorni scorsi è stata stampata la copia zero, ma si spera in un riconoscimento da parte del comune e della regione. Un volume che cattura i cartelli, le scritte, i manichini che hanno preso forza e voce. Messi spalle al muro, impotenti, erano costretti a guardare la città spopolarsi, imbalsamarsi, ma si sono animati smuovendo in Sabina un sentimento mai provato. L'effetto Covid-19, che nasce dal suo risentimento. Ci tengo a dire questo termine che si chiama, in francese si dice le ressenti, che non esiste in italiano provato, si sarebbe il risentito, che è un'impressione, una sensazione che uno ha di come percepisce, legato al modo in cui si percepisce qualcosa, e nasce da un'emozione. Questo è proprio, è l'essenza del mio libro, cioè 100% emozione, 100% sensazione. È un libro irragionevole, non è la mia espressione, cioè il mio modo di vedere, cioè il mio risentimento, comunque il mio risentimento contro questo Covid-19 e gli effetti e riflessi che ha impresso in me, ma anche nella mia città. Oggi 8 marzo si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. Questa mattina c'è stato un flash mob in piazza 20 settembre a Fano, dove si sono riuniti anche gli uomini. Amore non è possesso, la violenza sulle donne è una sconfitta per tutti, nulla può giustificarla, ma soprattutto non è la soluzione, è il problema. Con i cartelli in mano e le mascherine rosse sul volto, anche gli uomini appartenenti alle istituzioni, alle forze dell'ordine, al mondo del volontariato si sono riuniti oggi in piazza 20 settembre a Fano per lanciare un unico forte messaggio, no alla violenza fisica e verbale nei confronti del genere femminile. L'idea innanzitutto è nata dal rimettere nella pratica, nella realtà, nel contatto con il popolo, con la cittadinanza, la gente. E quindi riappropriarci un pochettino del significato di questo 8 marzo, no? Che 8 marzo come 25 è presenza fisica e non solo virtuale, che purtroppo questi tempi richiedono, virtuale streaming. Tiziana Stefanelli ha organizzato il flash mob insieme all'ente carnevalesca, all'associazione Vittime Riunite d'Italia e al comune di Fano, partendo da un evento nato a Biella nei giorni scorsi che ha avuto una grande risonanza. Ogni momento è buono per parlare di violenza contro le donne e ogni iniziativa è buona per questo. Questo evento che finalmente vede protagonisti gli uomini che urlano no alla violenza sulle donne contro altri uomini, perché che lo facciamo noi donne ovviamente è scontato, ma è molto forte il messaggio di uomini che lo urlano contro altri uomini, quindi sono felice di essere qui e partecipare a questa manifestazione. Credo che sia importante fare un parallelismo con la storia di Paolo e Francesca, commentato invece l'assessore alle pari opportunità Sara Cucchiarini, poiché purtroppo questa idea della donna che viene punita per aver scelto di concedersi ed amare un uomo piuttosto che un altro è ancora molto radicata nella nostra società. Una pratica da condannare, perché i numeri in termini di violenza e femminicidi ci restituiscono un'immagine tragica ancor di più in questo periodo di pandemia. Ed oggi, ha aggiunto Angelo Bertoglio, non è più solo la donna che urla
urla in difesa delle donne, ma finalmente si aggiunge anche il genere maschile. L'Associazione Vittime Riunite d'Italia ha scelto di portare la presenza maschile, ha scelto di sostenere questa iniziativa. Più donne e più uomini grideranno insieme basta la violenza sulle donne e più sarà facile portare questo grido nelle sedi e nelle stanze opportune per ottenere prevenzione per la tutela e il sostegno alle vittime. Sola col freddo nella pelle. Adesso invece andiamo a Pesaro, nel quartiere Soria, dove è stato inaugurato un gioco inclusivo, cosiddetto inclusivo, dall'assessore ai lavori pubblici Enzo Belloni. Un gioco che è costato circa 3.000 euro, ma che è stato pagato con il risarcimento che l'assessore ha ricevuto dopo le offese su Facebook. Rispondere all'odio dei leoni da tastiera con la generosità. Ci ha pensato l'assessore comunale di Pesaro Enzo Belloni. Grazie a lui ora il parco di Soria davanti alla scuola Dante Alighieri ha una nuova giostra girevole che può essere utilizzata anche dai bambini costretti a muoversi in carrozzella. L'assessore l'ha voluta donare in particolar modo a Sofia, al suo fianco anche sabato scorso durante l'inaugurazione assieme ai genitori. Una giostra inclusiva che l'assessore ha pagato di tasca propria, spendendo esattamente 2.912 euro, gli stessi soldi che un leone da tastiera ha versato come risarcimento danni a Belloni dopo averlo insultato su Facebook. Prima che iniziasse il processo per diffamazione, l'autore del post offensivo verso Belloni e il padre defunto, sbeffeggiato per essere stato un partigiano, ha chiesto di pagare il risarcimento del danno e l'assessore ha accettato, chiedendo esattamente 2.912 euro. Pari al costo della giostra, capace di promuovere il sorriso dei bambini. Il risarcimento ottenuto ci permette di rispondere a un'esigenza concreta di una bimba che in questo caso, insomma, vicino a casa, nel suo parco giochi, non aveva un gioco che poteva condividere con le amiche. Ci auguriamo che questi episodi spiacevoli, specialmente in rete, finiscano qua. Sono particolarmente felice nel vedere gli occhi di Sofia felice per questo piccolo dono. La beneficenza e la solidarietà vanno reclamizzate perché devono servire come buon esempio. E non è l'unico, perché sono due, per fortuna, i giochi inclusivi di questo parco. Il secondo, anzi il primo installato, è il dondolo a cesto. Siamo molto contenti, sì. E ringraziamo l'assessore Belloni. Al via la quarta edizione di Eutopia, più saggi con i classici, la rassegna letteraria realizzata dai ragazzi dell'Istituto Nolfi Apolloni, che intende ridare voce ai classici greci e latini. Torna per la sua quarta edizione Eutopia, più saggi con i classici, la rassegna letteraria che dall'8 al 26 marzo intende ridare voce ai classici partendo dalla cultura greca e latina, facendo così dialogare tra loro antichità e contemporaneità. In programma la serie di 3 incontri online al via dal 12 marzo sul canale YouTube del Sistema Bibliotecario di Fano, con nomi di grande levatura del panorama degli studi classici e filosofici che seguono il filo conduttore scelto quest'anno, ovvero, come recita il sottotitolo, il farmaco della speranza. Abbiamo scelto questo tema naturalmente per collegarci all'attualità e ai problemi che stiamo vivendo e che gli antichi avevano già abbondantemente affrontato. Saranno presenti appunto per dibattere su questo leitmotiv, appunto il tema della speranza, un filosofo, Silvano Petrosino, che racconterà lo scandalo dell'imprevedibile, pensare l'epidemia, quindi come a partire dalla letteratura, a partire dagli antichi, la peste, la malattia è stata intesa. Ivano Dionigi e Federico Condello parleranno della speranza, del tema della speranza a partire dai grandi classici. Mauro Bonazzi, specialista della filosofia antica, ci racconterà il suo ultimo libro, Creature di un solo giorno, i greci e il mistero dell'esistenza. Un'iniziativa realizzata dal Sistema Bibliotecario del Comune di Fano assieme al Liceo Nolfi Apolloni, i cui ragazzi, sia ex che attuali studenti, hanno realizzato con l'aiuto dei docenti
video, podcast, brevi animazioni e vignette che a partire da oggi, 8 marzo, animeranno i canali Instagram e Facebook sia della Mediateca Montanari che del sistema bibliotecario del Comune di Fano. Delle animazioni, dei video animati che avranno appunto ad oggetto centrale la tragedia di Eschilo e quindi il Prometeo incatenato. Dopodiché a questa, diciamo, a fare da contraltare, abbiamo pensato anche a una parodia e quindi una serie di vignette che parleranno appunto di Prometeo scatenato, storie Instagram che appunto permetteranno a chiunque voglia di leggere come fosse da un libro traduzioni appunto di testi antichi che hanno proprio ad oggetto la speranza, fino ad arrivare poi a un contenuto ancora più ampio che è quello dei podcast. Utopia è etimologicamente un non luogo. La scuola in questi mesi sta rischiando di essere un non luogo, un luogo che non esiste più fisicamente, no? in molti casi. Ecco, noi stiamo cercando di trasformare questo non luogo in un bel luogo, perché è utopia significa proprio bel luogo nella etimologia della parola. Quindi un bel luogo che in qualche modo viene offerto in via virtuale, che ci aprono alla speranza, e mai come in questi tempi ne abbiamo un grande bisogno. Bene, restate con noi perché dopo la pubblicità e le previsioni del tempo, da un'idea del Comune di Colli al Metauro, la produzione di Fano TV, trasmetteremo 8 marzo Donne, Arte e Territorio. Qui seguirà invece uno speciale dedicato ad un video Paolo e Francesca e al canto quinto della Divina Commedia. Ed è tutto per l'informazione, grazie per essere stati con noi. Domani mattina alle 7, come sempre, puntuali, ci vedremo per la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno. Arrivederci.